Vediamo adesso come è possibile inserire in un file creato con il software Autore Olibord, come è possibile inserire un link ipertestuale. E ne approfittiamo anche per scoprire un piccolo difetto di questo software. Diciamo che vogliamo inserire un video di YouTube, o meglio, vogliamo creare un link ipertestuale che ci colleghi a un link, al link di un video di YouTube. Andiamo in un canale di YouTube e cerchiamo un video che ci possa interessare. Ad esempio può essere questo. A questo punto posso fare due operazioni per ottenere il link di collegamento. O posso copiare l'indirizzo a questo video, oppure posso dalla pagina di YouTube andare a cliccare su condividi e attendo il caricamento del codice. Ecco, qui ho i pulsanti se voglio caricare automaticamente nel mio account di Facebook, di Twitter, di Google+, di Tumblr, MySpace, Blogspot, Blogger e così via. Oppure ho qui il link per la condivisione. Copio questo link. Provo anche se questo link funziona, per essere sicuro che sia un link corretto. Lo incollo nella barra degli indirizzi e provo a collegarmi con il video. Ecco qui. Questo è il video correttamente funzionante. Quindi il link funziona. Proviamo adesso a collegare questo video nel nostro documento Olibord. Allora, innanzitutto devo avere un oggetto da linkare, può essere un testo, ma è più carino se è un'immagine. Quindi, cosa faccio? Ingrandisco a tutto schermo l'immagine del video, faccio un print screen, Ctrl, Alt, Stamp, pulsanti che premo contemporaneamente per copiare l'immagine che al momento ho sullo schermo. Torno nel documento Olibord, pulsante destro, incollo l'immagine. Ecco qui. Adesso ho bisogno del link, siccome ho fatto il copia e incolla con l'immagine dello schermo, ho perso l'indirizzo che avevo copiato precedentemente, ci ritorno. Eccolo qui, era questo, lo ricopio. Torno nel documento Olibord, seleziono l'oggetto, pulsante destro per attivare il menu e scelgo collegamento ipertestuale. Questa è la finestra di dialogo che mi consente di gestire i collegamenti ipertestuali. Il collegamento ipertestuale, vedete, può essere riferito a una pagina web, come nel caso specifico, a una pagina dello stesso documento Olibord, come ad esempio possiamo fare anche con PowerPoint, a un file presente nell'hard disk, a un allegato. Nel mio caso è una pagina web. Inserisco qui l'indirizzo. Questo è l'indirizzo copiato da YouTube. Posso selezionare icona o oggetto. Se seleziono icona, mi comparirà vicino all'oggetto il segnalino, l'icona di una catena, appunto del link. Cliccando su quell'icona mi collegherò con la pagina web. Oppure posso rendere selezionabile l'intero oggetto. Clicco su oggetto, quindi confermo con ok, e l'intero oggetto è cliccabile.
Ecco qui, quindi ho compiuto correttamente questa operazione. Adesso cliccando sull'oggetto dovrei collegarmi con il sito di YouTube e in particolare con questo video. E qui scopriamo che c'è un problema. Clicco, si apre il browser predefinito del mio computer e mi collego con YouTube ma non mi collego con il video. E questo è un problema che è stato chiarito nel forum della community di Holyboard, perché c'è un problema relativo alla lettura delle lettere maiuscole o minuscole. Questo problema pare sarà risolto con la prossima versione del file Holyboard. Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso è valido per altre pagine, non funziona con YouTube perché YouTube utilizza per gli indirizzi un sistema case sensitive, come si suol dire, quindi con caratteri maiuscoli e minuscoli, e invece Holyboard traduce tutto in caratteri minuscoli e quindi l'indirizzo non viene letto correttamente. E allora vediamo adesso se il problema dei collegamenti ipertestuali è limitato alla presenza di caratteri maiuscoli o minuscoli. Per verificarlo torniamo su YouTube, che è il collegamento incriminato, e provo questa volta a copiare l'indirizzo web di un intero canale che verifico presenta tutti i caratteri minuscoli. Copio questo indirizzo, torno nella pagina di Holyboard e modifico il collegamento ipertestuale. Cancello il precedente e inserisco il nuovo. Cancello anche HTTP iniziale perché viene caricato di default. Confermo con OK. Proviamo di nuovo a cliccare sull'immagine. Aspettiamo il caricamento dell'immagine, della pagina, scusate, e vediamo che la pagina viene regolarmente caricata. Ecco qui.